Mi è stata posta una domanda riguardo alla possibilità dell'inversione del comando, il canale 3, ovvero il gas. Alcuni aeromodellisti usano tenere il massimo dalla parte bassa, anziché come la maggior parte verso l'alto, e qualche sistema, ad esempio, ha dei problemi con il trim che funziona unidirezionalmente, insomma. Allora, adesso vediamo, io qui faccio prima la prova in posizione normale, tiriamo fuori la pennina per lo schermo. Vediamo trim, la posizione dei trim adesso com'è. Throttle, siamo tutto a basso, e il trim andiamo a vedere è a zero. Ecco, io adesso guardate questo valore. Allora, prima a 0 ha il 100% di corsa il comando da entrambe le parti. Questa è in posizione normale. Andiamo a aumentare, no, abbassare, metto tutto il minimo come se fosse. Andiamo a 120. 120 al minimo, motore spento, lo spegniamo con il trim. Andiamo al massimo e vediamo che è stato sottratto un margine verso il massimo, e così è con il minimo normale, ovvero verso il basso. Mettiamo un trim, ecco, al 100. Comunque vedete che sottrae verso il massimo. Torniamo normale, ecco, e l'escursione è 100% da entrambe le parti. Benissimo. Adesso andiamo in reverse, canale 3, throttle reverse. Andiamo a fare la stessa operazione. Questa volta alziamo e vediamo che il 100% della corsa, e che facciamo? Abbassiamo, ovvero alziamo al 120%, motore spento verso l'alto, acceleriamo verso il basso, e la stessa cosa sta accadendo nel reverse. Praticamente viene sottratto dall'altro lato della corsa quello che si trimma per spegnere il motore. Praticamente non cambia nulla. Vogliamo aumentare il gas, il minimo, e vedete che non c'è nessuna cosa strana. Quello che fa da in normale fa in reverse. Poi abbiamo altre possibilità, ma quelle non. I subtrim, ma poco cambiano. Comunque il succo è questo. Adesso torniamo in normale, perché altrimenti mi trovo il Bixler. Zero, ecco, tutto allora, tutto qui. Signori, arrivederci alle prossime.